è qui presente e con una certa emozione qui parliamo di Domenico Simite Pulcis, poeta nato a Bari, di famiglia nobile di Bari, che però è sempre stato da tantissimi anni a Venezia e soprattutto, oltre che essere l'animatore culturale, diremo, cioè colui che ha voluto creare questa giornata mondiale della poesia degli angeli custodi, legata comunque alla figura dell'angiolello, che lo chiama l'angiolello, c'è un figlio che si chiama Angelo, il figlio più piccolo di Domenico Simi si chiama Angelo, è un capitano, è un pilota che è a Genova. Il professor Simi, oltre che aver salvato parecchi libri di poesia, è stato premiato più volte, si è sempre interessato ai problemi di vita e mare, non solo alla poesia, ma anche del mare, in quanto lui ha quasi da tanti anni, ha insegnato a Nautico, ha insegnato ai Cini ed è stato anche il comandante di parecchie navi, quindi ha circonnavigato il mondo un po' come. Però quello che è importante è che il professor Simi, qua detto, è stato anche il secondo presidente di Poesia Venezia, ancora parecchi anni fa, perché prima io ho fondato l'associazione, poi c'è stato Renier e quindi Simi, poi fa parlato da altri personaggi. È importante perché poi lui ha dato vita e ha cercato di dar vita addirittura a un qualcosa che pare in contrasto con la poesia, cioè creare un sindacato non di polizia ma di poesia. Addirittura lui aveva pensato sarebbe giusto creare per i poeti un vero sindacato di poesia, si parlava proprio di questo molti anni fa, e Simi anche teorico della poesia, perché forse è uno dei pochissimi che teorizza la poesia. Io ho fatto presente a Domenico Simi che addirittura ha trovato nel Cile un movimento della poesia, della biopoesia, che lui non conosceva, e quindi sarebbe stato interessante anche colloquiare con questi che dicono di aver creato la biopoesia. Comunque è importante tutto questo. E di Domenico Simi de Burgis, in partiture. Grazie. Non ho cucito un abito, l'ho solo impastito a punti larghi, fedeli, per cuciture sicure. Sempre più ci allontaniamo, sempre più evanescenti sguardi da un treno a un passaggio a livello. Niente il musicista di fronte all'usignuolo, lo scultore alle nuvole, il pittore al campo di grano, ai rossi papaveri, l'architetto alla conchiglia, l'attore alla realtà. Smorfie di cantautori, silenzio nell'orbita del punto gamma, zodiaco di antiche veggenze, allenanti sogni si spengono nella mente. Resta pensiero di poeta. Inquadra il senno concreti anni di inutile ricerca, misteriosa verità. Il lavoro umano, logorroici componimenti, masochistico Marx e Similia, tra Cervantes e Rabelais, beatamente.